Sabato andremo ad affrontare Capo d'Orlando in casa loro, sono una squadra che in parte conosciamo, abbiamo studiato e lavorato tutta la settimana. Dopo la partita della settimana scorsa abbiamo avuto modo di lavorare ancora di più sui punti fondamentali e sulle situazioni di squadra che sicuramente sono importanti e siamo pronti ad affrontare questa squadra sicuramente in crescita con un buon punteggio in classifica, ma noi abbiamo tutte quante le possibilità di andare a fare punti e di continuare la scia positiva su cui prima della settimana scorsa eravamo dopo l'Anino Romano e dopo insomma le due vittorie consecutive. Dopo quest'ultima partita inizieremo il girone di ritorno dove abbiamo 2 settimane di pausa per lavorare al meglio dopo che abbiamo appunto affrontato tutte le squadre di questo campionato, del nostro girone e così saremo sicuramente pronte a fare bene e a ottenere un buon finale di campionato.